Qual è il senso della vita? È nato prima l'uovo o la gallina? Mi spiego meglio. Ma è un fenomeno Ousmane Dembélé? O è scarso in culo Alexandro? Rispondete qui sotto nei commenti e scrivetevi il vostro migliore in campo di Barcellona Juve e non vale di Maria, perché se no ragazzi facile, facile citare chi sta sopra le nuvole mentre ci sono anche altri giocatori che stanno sulla terra, troppo facile scegliere Di Maria, è troppo scontato dovervi ricordare perché Di Maria è nuovamente l'MVP di Juventus Barcellona, come lo è stato per Juventus Chivas, per quello che fa, perché quando si parla al bar, si chiacchiera, oh, che vuoi fare come modulo? Il 4-2-3-1 o il 4-3-3, sì. Modulo della Juve è 4-3-2 e c'è Di Maria, che fa cose attorno alla squadra, come meglio crede, come meglio valuta. Noi dobbiamo semplicemente cercare di chiudere l'anno facendo fare a Di Maria una decina d'assist, perché attualmente in queste due amichevoli, se Di Maria poteva potenzialmente fare 5 assist, ne ha fatti 0. E in una stagione in cui sì, ridiamo, scherziamo, facciamo le battutine nella intro, tra 20 giorni si ricomincia, il problema del terzino sinistro non lo risolverai mai. Mai, perché Alexandro, o meglio, i giocatori solitamente quando li vendi ci devi guadagnare, non è che li puoi sempre rescindere il contratto della serie, va bene, ho fatto 0 euro vendendo 4 giocatori, non arrivo a andare in negativo vendendone 5, eccezione fatta di De Ligt, però, insomma, Bernardeschi, Dybala e Ramsey adesso, per non contare Chiellini, ma nell'elenco ci va messo, ci hanno portato 0 euro, anzi, meno 3 milioni o 4 milioni dati a Ramsey, quindi, Alexandro, conviveteci, ve lo ricorderò fino a quando non... nei commenti non si saranno estinte le persone che scrivano ci serve un terzino sinistro, anche a me servirebbe una villa, però non ho i soldi e soprattutto vorrei prima accomodarmi in altri reparti dove in questo momento mancano i rubinetti. Cosa ha fatto Cuadrado da ala sinistra? Grande esperimento di Max, riuscito e realizzato con un assist. Sì, un assist, la prima volta che scegli di giocare la palla di prima in profondità. Normale che se poi dice a Cuadrado, guarda c'è un 5 contro 2 ci sarebbe Di Maria che ti sta chiamando palla da 3 ore. Meno male che non ero in live, quindi ringraziamo la team, vicini, ringraziate la team, sto registrando alle 5:30 del mattino, adesso chi si sveglia mi sfonda al muro e avrebbero ragione, l'altra volta si registrava alle 7, la prossima volta si registrerà alle 6, quindi ancora peggio perché sarà domenica mattina e è andata bene. Diciamo che non ho dovuto sclerare su la piattaforma viola, ho avuto la team che si è messa in mezzo e ha fatto un po' i bisticci, quindi... Situazione terzino sinistro, situazione Ken, l'11 titolare, per quanto poi possa essere realmente attendibile, ripeto, su quel fronte lì non vi aspettate chissà che cosa, vogliamo il vice Vlahovic, Ken non può non soddisfare anche dopo una doppietta, perché ragazzi io vi conosco, so che giocatore è Ken e quanto vi possa o non vi possa far piacere dopo 90 minuti giocati, che in realtà sono stati 70, ha fatto doppietta, quindi in realtà c'è poco da dire, c'è da stare zitti, anche se ovviamente c'è da vedere nei 90 minuti come sono arrivati i gol, come sono stati i gol, che gol ha fatto e dopo quanto li ha fatti, dopo qualche magari errore o qualche sempre solita defezione nel momento fondamentale, perché se il Barcellona ha fatto quelle due prodezze di Dembélé nel primo tempo, ha fatto solo 3 tiri nel primo tempo. Poi sono aumentati nel secondo, hanno dilagato e soprattutto Perina è stato uno dei miei migliori in campo, lui che ha visto gli spifferi, le ragnatele con l'Inter venire giù 4 volte dagli incroci dei pali, si è visto un doppio incrocio, ha fatto 2 miracolini, no? Uno su Rafinha su un tiro centrale, una bomba, e l'altro su Depay per non perdere l'amichevole. Dicevo, Ken come Cuadrado alla sinistra, ma Ken soprattutto utilizzato a differenza di Vlahovic, e fatevela andare bene, la Juventus utilizza questi amichevoli come vetrine anche per provare a vendere i suoi assistiti che magari non convincono al 100% e che queste partite possono essere talmente tanto inutili quanto utili per far aumentare il prezzo di un ragazzo. Credo che Ken su Transfer Market per questa doppietta valga 30 milioni e ieri ne valeva 20, quindi calmiamoci un attimino tutti. Ha fatto 2 gol che l'attaccante deve fare perché comunque nei 90 minuti se fai sempre 2 gol anche se giochi mediamente la sufficienza, magari che ne so, mi hai sbagliato una sponda, dove quella sponda sbagliata, quando vieni incontro spalle alla porta, se perdi palla, Aubameyang ti liscia l'incrocio e lì abbiamo rischiato di subire il primo gol. E alle volte, comunque, sempre quando gioca a palleggiare con la squadra, becca l'unica pozzanghera dove ci sono gli avversari, con noi tutti attorno a guardarlo. È un giocatore così, che ad oggi ha i nomi che lo contornano, Muriel, Werner, chi c'è? Arnautovic, Luca che va al Bologna, quindi...
tutti i pensieri che possono portare a Ken fa il vice Vlahovic. Quindi spero che la Juventus sappia benissimo cosa fare. Noi non lo sappiamo, ma spero che si sta utilizzando Ken, o è perché vogliono e credono nel ragazzo, che comunque ha ancora 3 anni di contratto, oppure che lo stanno facendo giocare puramente per farci qualche milioncino in più e quindi per vedere se riesce a fare qualcosa, buttare dentro più palloni possibili, come comunque sia è solito fare la Juve. Ci riuscì benissimo l'anno in cui si dette via Ken, che poi andò all'Everton, fece schifo, e però la Juventus buttava dentro tutti i palloni nella parte finale del girone di ritorno. Da vedere anche la valutazione che farà la Juventus su Rovella e Zaccaria, giocatori che sono rimasti in campo fino alla fine, che giocatori sono stati, uno al contrario dell'altro, per caratteristiche tecniche. Rovella è un giocatore che non sbaglia un passaggio manco in cinese, ha sbagliato sul finale come è calata tutta la squadra, sia alla fine del primo tempo, sia poi a fine della partita. Quindi comunque sia rapidità di esecuzione anche di pensiero nel pensare il passaggio, compitino, perché gioca lontanissimo dalla porta. Zaccaria, quel giocatore che ti può recuperare palloni, che poi ti ha permesso nell'azione del primo gol di manovrare la palla destra verso sinistra, e quindi giocatore che sì, sono stati quelli più chiacchierati in cessione, in via d'uscita dalla rosa della Juventus. Ovviamente mi sento di escludere Zaccaria dai partenti, perché comunque è arrivato 5 mesi fa, non abbiamo manco visto giocare troppo, quindi sarebbe quasi una blasfemia cederlo. Cosa l'hai preso a fare, mi verrebbe da dire? Cosa pensi di trarci di più di quello che l'hai pagato a fine gennaio? Locatelli, visto che ho parlato di centrocampisti, il gol secondo della Juventus parte da un suo lancio di 50 metri a sventagliare, poi taglia il campo del 55 metri, dimostrazione del fatto che Locatelli è sia regista, ma quando gioca a mezzala mancherà Pogba per i primi giorni. Ma Locatelli, se sa fare quelle cose nelle partite e lo replica spesso, e questo viene molto d'aiuto all'attaccante, che spesso, sai, c'è McKennie, quello lì che ti corre, ti va avanti sempre a attaccare la profondità, mi permette, no, di tenere impegnata la difesa avversaria. Io attaccante non ho sempre uno contro uno, ma posso anche riuscire a smarcarmi, perché c'è densità in area di rigore e io riesco anche a smarcarmi e andare via senza combattere la mia guerra. E Locatelli ha fatto questo, ha permesso a Ken di avere lo scarico per andare a segnare con un gol molto semplice, ma quanto mai gol valido, validissimo. Juventus che fa 2 gol viziati anche da 2 assist, cosa non singolare, visto che noi siamo soliti fare gol in stile Juve Chivas, palloni ribattuti, rimpalli oppure calci piazzati. Invece 2 gol con palla a terra, e ci piace, perché si è manovrato molto bene l'azione, e sono sincero, Di Maria poteva fare in queste 2 amichevoli attualmente una roba come 4-5 assist tranquillamente, e i compagni non gli hanno permesso. Giocatore che, come vi ho detto, parte da destra, poi va a tirare dalla sinistra, sta per segnare dalla sinistra, si rende libero dalla sinistra, attacca da quel lato, può andare in difesa a gestire l'azione e accelerare da lì per partire da lontano, per essere perso dai radar delle altre squadre, che poi magari contro difensori forti, sì, se stai lì e non crei e dai quei punti di riferimento, ti possono anche prendere le misure, perché comunque sei fragilino, nel senso, con quelle gambine lì, uno contro uno fisicamente, ci rimbalzi. E invece prova a prenderlo, Di Maria, quando ti parla da lontano, lo vedi sfrecciare in mezzo ai corpi, e se servito nel modo giusto, puoi crearci tanti bei 1-2, e può crearti e portarti, come dire, l'uomo che innaffia il campo, e dove va, deve creare qualcosa. La Juve deve mettere più positiva intorno all'operato di Angel Di Maria, più assist, più precisione nel servirlo e nel concretizzare, visto che Allegri ribatte, dobbiamo fare più gol, dobbiamo di lì, dobbiamo di là. Oh ragazzi, manca a 20 giorni all'inizio del campionato, Vlahovic si tiene a riposo per 1.000 miliardi di motivi con McKennie, sono quelli che vengono dagli acciacchi, non credo sia per questo, ci sta anche gestire altri giocatori, magari per Max, McKennie e Vlahovic non hanno bisogno di dimostrare niente, magari ci sta che in questo momento ci sia più precedenza, perché occhi da mercante sul mercato sono attenti sulla situazione di Rovella, lo sanno che la Juventus non ha spazio, se lo troverà una squadra o in prestito o con quale formula, ad Allegri sta piacendo, per questo ce lo portiamo negli States, ma poi lo valutiamo. Oggi si è visto meno Fagioli, con il Real Madrid magari si vedrà più Fagioli contro Modric, no? E il capellone contro il capellone, vediamo. Ken mi ha convinto, ma una parte di me sa che questa potrebbe anche essere una pura vetrina per metterlo in mostra. E la Juve ci è riuscita molto bene. Ovviamente, anche lì,
tutto da prendere con le pinze, Gatti da marcare, Gittier del Monza, ma a marcare Lewandowski del Barcellona. Quindi, alt con le critiche, Depay si era un po' perso, ha difeso male, era un po' in ritardo nella pressione, uomo contro uomo, per chi sta attento e comunque sa come stiamo con un difensore, si dettagli ti saltano all'occhio. Bremer, anche lì, da marcare, i migliori della Serie A, che per amor del cielo possono essere stati Lukaku, Ibra l'anno scorso, Giroud quest'anno, e Immobile, Vlahovic, arriva a marcare già altra gente di questo livello, ti fa capire che comunque bisogna pretendere tanto da chi abbiamo in questo momento in rosa, perché alcuni non sono letteralmente già abituati a questo tipo di partite qua. Mentre sai com'è, la Juve dici, piglia il terzino, solo che pensi a una cosa, gli Ousmane Dembélé, gli Aubameyang, i Lewandowski, gli Ansu Fati e i Rafinha sono un quintetto offensivo che in Italia non c'ha nessuno. Quindi perché Alessandro può anche andarti bene per altri 330 giorni di contratto che ha fino alla scadenza? Perché in Serie A questo quintetto offensivo te lo possono proporre a stento, al pari livello l'Inter, il Milan, la Roma adesso, ma poi poco altro. E quindi anche l'Alessandro, che è poi quel giocatore che, sì, alla resa dei conti poi l'affronti il Barça Champions League, e se vai avanti l'affronti i migliori. E però nella quotidianità, in quelle 45 partite tra Coppa Italia e campionato, quanti esterni forti affronti in Serie A? Pochi. E quindi Alessandro, da mediocre qual è, continuerà ad andare bene. Anche perché ci dobbiamo adeguare con quello che abbiamo. E Max, sta cosa lì, la sa benissimo, a memoria. Detto questo, detto veramente tanto, ci sarebbero ancora altri spunti da dire, spero di non essermi dimenticato molto. Quadrado, diciamo, sufficiente alla fine sulla sinistra, crea anche l'assist, ma sappiamo benissimo, ruolo provvisorio, quando poi la partita vale 3 punti, 2 punti, i giocatori che entrano in campo, che sanno, ma tanto so che mi leva il 45esimo, danno di meno, si preservano di meno le energie, e quindi cambia un pochino di tutto il discorso. L'amichevole campionato, bella.